Ciao a tutti, benvenuti. Siamo qua per festeggiare il 15° compleanno di Wikimedia Italia, l'associazione per la diffusione della conoscenza libera. In quest'anno un po' particolare non abbiamo potuto organizzare la grande festa che avremmo voluto, però tanti amici e soci dell'associazione hanno voluto mandarci un loro saluto. Perciò vi lascio alla visione delle loro clip e vi auguro un buon divertimento. Buon compleanno Wikimedia e buon compleanno a tutti i wikimediani e a tutti gli Osmer che fanno parte dell'associazione. Buon compleanno e buon lavoro a tutti i wikimediani, gli Osmer e a tutti i volontari, a tutti coloro che contribuiscono a condividere e liberare la cultura in rete, soprattutto attraverso le piattaforme Wiki che grazie alle licenze garantiscono il diritto di tutti e l'accesso al sapere per tutti. L'associazione compie 15 anni, grazie al lavoro di tutti ha compiuto tantissimo lavoro da questo punto di vista. Penso al lavoro di Wiki Loves Monument, penso al lavoro fatto presso l'università, per esempio l'Università di Padova, penso ai wikipediani in residenza che hanno permesso di liberare tantissima cultura e tantissimo del patrimonio culturale italiano sulle piattaforme Wiki. Tanto è stato fatto. Tutto è ancora da fare, quindi al lavoro tutti quanti. Speriamo di riuscire a continuare in questa tradizione, a potenziare i nostri lavori, a finanziare tantissime attività di cultura libera. In questo momento è in corso Wikiloves Monument, abbiamo appena finito la Summer School e abbiamo attivato un protocollo con l'Università di Padova, nonché sono partiti i bandi per la scuola, per Wiki Imparare, per i Wiki Insegnanti e molto molto ancora abbiamo da fare. Ci sarà la HitWikiCon in concomitanza con il Linux Day, una grande alleanza per il software libero e per la cultura libera in rete. Quindi al lavoro, c'è molto da fare per tutti, tutto è ancora da fare, buon compleanno e buon lavoro. A presto sulle strade della libertà e delle condivisioni del sapere. Forza! Beh, io c'ero. 15 anni e un mese fa avevo preso un giorno di ferie ed ero sceso nel Viterbese con un altro gruppetto di sciamannati come me per fondare l'associazione Wikimedia Italia. Avevamo tutti messo 100 euro di quota per poter pagare il notaio. Cosa sarebbe successo nel futuro? Beh, non lo sapeva nessuno. Anzi, in effetti non so nemmeno cosa pensassero gli altri. Per me però Wikimedia Italia era un modo per dire a tutto il mondo che noi amavamo Wikipedia e noi amavamo la cultura libera. In un certo senso per me era quasi una goliardata, se non fosse per il fatto che, come tutti sanno, io sono una persona serissima. Sono passati i 15 anni e un mese. Wikimedia Italia ha fatto tante cose in tutto questo tempo. Naturalmente abbiamo avuto momenti belli e momenti meno belli, però siamo ancora qua. Tra i grandi successi che posso ricordare, finalmente abbiamo la personalità giuridica. Siamo stati auditi al Senato proprio qualche mese fa. E quando i media vogliono parlare di Wikipedia seriamente, vengono a chiamarci. Poi è vero che continuano a copiare Wikipedia senza citarci, ma si sa che nessuno è perfetto. Dopo 15 anni sono ancora qua, con tre lustri in più, ma sempre con la stessa voglia di diffondere la cultura libera. Buon sesquidecennale Wikimedia Italia! Buon compleanno Wikimedia Italia. Sono iscritto da 5-6 anni. L'altro giorno ho fatto il conto degli studenti con i quali ho avuto il piacere di lavorare in questi anni sulle piattaforme Wikimedia. Sono quasi 1000. 1000 studenti con i quali, grazie al supporto dello staff e del resto della comunità, abbiamo creato contenuti, decine e decine di pagine. Ebook, caricato centinaia di fotografie, creato guide turistiche. Un'esperienza sempre diversa, sempre emozionante. Tra tutte, quella che ricordo forse con più piacere è una delle prime. Parliamo di 5 anni fa. Il progetto si chiamava Vivarium e coinvolgeva due scuole di due regioni diverse: il Liceo delle Scienze Umane Gian Turco di Potenza e il Liceo Mangino di Pagani in provincia di Salerno. E Vivarium fu un progetto molto bello perché
Non solo sperimentammo diverse piattaforme e i ragazzi crearono diversi contenuti, ma la cosa più bella fu che al termine dell'attività entrambe le scuole furono ospitate in un ateneo, nell'Università degli Studi di Salerno, dove ebbero la possibilità, l'opportunità di condividere il lavoro fatto. E fu un po' come la chiusura del cerchio, un lavoro realizzato con gli studenti per mettere in collegamento la scuola con il mondo dell'università e anche per far entrare Wikipedia e i progetti Wikimedia in Ateneo, un ambiente nel quale abbiamo dovuto combattere nel corso degli anni per acquistare credibilità e riconoscimento. E questo forse è stato il successo più bello di tutti questi anni. Per cui 100 di questi anni, Wikimedia Italia. Ciao. Uno degli incontri più belli che ho fatto grazie a Wikimedia è sicuramente l'intervista nel 2010 con Umberto Eco, che ho incontrato per caso quando ero a Tallinn a studiare biblioteche digitali, e tra l'altro un master in cui ero entrato grazie a una conferenza fatta per Wikisource, con Wikisource. E niente. Gli piaceva Wikipedia, gli piaceva l'idea di parlarne, quindi mi invitò a casa sua e quindi ho anche avuto la fortuna di vedere la sua gigantesca biblioteca e abbiamo parlato per 2 ore buone di internet, Wikipedia, eccetera. L'intervista è ancora su Wikinews e è ancora vista, è ancora letta, di fatto è una delle poche interviste che Eco ha fatto, in cui parla in maniera abbastanza approfondita di quello che pensa su internet e il digitale. E ricordo anche che all'epoca, insomma, io avevo una ventina d'anni e non ero molto d'accordo con le idee che proponeva, con le cose che diceva, e 10 anni dopo invece riconosco che, insomma, erano meno banali e più informate di quello che mi pareva. E è stato molto bello, è stato un grande onore potersi confrontare con un gigantesco intellettuale come lui. E penso sia stato utile anche, insomma, alla comunità internazionale, alla comunità mondiale. Era stata molto contenta di quell'intervista perché, insomma, dava anche legittimità a Wikipedia, come poi si è affermata, come adesso, insomma, è riconosciuta in tutto il mondo. Ciao a tutti, sono Ferdinando Traversa, dal 2012 utente di Wikipedia, dal 2016 al 2019 collaboratore minorenne di Wikimedia Italia e dal 2019, da quando sono state apportate le modifiche allo statuto che l'hanno reso possibile, sono socio a tutti gli effetti dell'associazione. Dal 2020 sono coordinatore regionale per la Puglia. Sinceramente non sapevo cosa aspettarmi quando ho inviato la richiesta di diventare collaboratore minorenne. Ho trovato davvero un gruppo di amici, un gruppo di amici più o meno uniti, che si battono per un unico scopo però, quello della diffusione della conoscenza libera e del sapere libero. E tra questi amici mi sento di dire che c'è anche lo staff dell'associazione, che ha sempre supportato in ogni modo i soci in tutte le loro attività, dando davvero una mano concreta ed un aiuto presente e utile. Quindi vorrei approfittare di questo compleanno della nostra bellissima associazione per ringraziare tutti, tutti quelli che ho incontrato e tutti quelli che non ho incontrato e che lavorano ogni giorno nella nostra associazione. Ciao a tutti, mi chiamo Yolanda Pensa e nel 2016 ho organizzato il raduno mondiale di Wikipedia a Esinolario. Siamo a Esinolario, questo è il nuovo allestimento del Museo delle Grigne che comprende anche la fotografia dell'evento. È un evento che ha coinvolto molti soci di Wikimedia Italia, che ha coinvolto tanti volontari ed è stato un evento veramente collaborativo, un evento che ha mostrato anche come si possono fare grandi cose quando lavoriamo insieme. Spero che questo sia un insegnamento bello che resta all'Associazione Wikimedia Italia e che ci aiuti anche in futuro a organizzare progetti interessanti insieme. Buon compleanno, Wikimedia Italia! Wikimedia Italia è un'associazione italiana che esiste per lavorare sul territorio italiano. È anche parte però di una rete internazionale composta da associazioni e da persone. Le associazioni che, come noi, si occupano di promuovere Wikipedia, i progetti ad essa collegati e la conoscenza libera all'interno di una certa area geografica sono circa 40 ad oggi. E sono quelli che noi chiamiamo i capitoli nazionali del movimento Wikimedia.
Ad essi poi si aggiungono oltre un centinaio di gruppi strutturati in maniera meno formale e che si occupano di una certa area geografica o di una certa area tematica. Essere parte di una rete internazionale, di un movimento internazionale, è una grande ricchezza perché ci permette di imparare dagli altri e di essere in contatto con gli altri. Sia per le cose buone, possiamo capire quali idee e quali progetti hanno avuto successo e magari replicarli in Italia o adattarli in Italia, sia anche perché possiamo vedere quali errori hanno commesso e quali problemi hanno incontrato. E questi magari possiamo cercare di non replicarli da noi. Quando siamo nati 15 anni fa, siamo stati una delle prime associazioni, delle prime organizzazioni a sostenere il movimento Wikimedia. La prima è stata Wikimedia Foundation, che si occupa di lavorare a livello internazionale. È seguita poi Wikimedia Germania, il capitolo tedesco, il capostipite fra i capitoli, tuttora il più grande. E poi Wikimedia Francia e noi come quarta associazione. Adesso compiamo 15 anni, ma oltre che festeggiare il nostro anniversario e le nostre conquiste, vorrei fare i miei migliori auguri a tutti i volontari che nel mondo stanno lavorando per costruire nuove associazioni e nuovi gruppi, con la speranza e la fiducia che fra 15 anni e nei prossimi 15 anni saremo molti di più. Salve a tutti, sono Carla Colombati per Wikimedia Italia, Regione Abruzzo. Sono insieme al mio team Dimitri Bosi, coordinatore delle istituzioni culturali, Anastasia Nespoli, coordinatrice del settore educazione, Lorenzo Marcone, Wikipediano Admin, Pietro Valocchi, Wikipediano Wikimediano. Insieme con loro collaboriamo per promuovere in Abruzzo progetti Wikimedia e per promuovere l'Abruzzo attraverso i progetti Wikimedia. Vi parlerò di alcuni dei nostri progetti. Nel 2018 abbiamo dato l'avvio a Wikilabs Abruzzo, che è l'edizione locale del concorso fotografico Wikilabs Monument, e che ha visto la sua seconda edizione posizionare al decimo posto nella classifica nazionale una foto vincitrice per l'Abruzzo. Il concorso ha la bella partecipazione di amministratori, di enti locali, proprietari di beni e fotografi, professionisti amatoriali, di una giuria di esperti, fotografi e di beni culturali, nonché di produttori di beni e servizi che mettono a disposizione come premi. Nel 2018 abbiamo partecipato con l'Università di Teramo all'Anno Europeo del Patrimonio Culturale con un progetto, il progetto programma Guardia Grele Wiki, che ha visto la collaborazione di docenti e di studenti delle classi legate alle cattedre di musicologia, museologia e storia dell'arte. Gli studenti sono stati oggetto di un caso di studio sul borgo Guardia Grele della provincia di Chieti, scelto per la sua valenza artistica, ma anche perché parte di un network del turismo d'eccellenza nell'ambito europeo. E i ragazzi hanno fatto parte di un caso di studio, abbiamo valutato le competenze in ingresso e in uscita. E il grado di coinvolgimento nella realizzazione del progetto Plan Guardia Grele Wiki. Il caso di studio è stato poi presentato alla conferenza in Croazia, Bobcast 2019, ed è stato presentato a Parigi al seminario di studi sul territorio tenuto dall'Università Gustave Eiffel. Nel 2019 Anastasia Nespoli ha conseguito la sua laurea magistrale per la cattedra di biblioteche digitali nell'ambito del corso di laurea in biblioteconomia dell'Università di Bologna sotto la supervisione della professoressa Fiammetta Sabba con una tesi dal titolo Vincenzo Bindi, Wikipediano Antelitteram. Vincenzo Bindi è legato alla città di Giulianova della provincia di Teramo e il lavoro che ha fatto Anastasia è stato poi premiato dall'Associazione Scienza Aperta Italiana, AISA, con il premio AISA 2019. Nel 2019 abbiamo fatto un altro progetto con una classe del liceo linguistico che ha tradotto le voci di alcuni dei maggiori monumenti della città di Teramo in varie lingue per partecipare alla Giornata Europea delle Lingue. Vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto e ci ritroviamo sui progetti di Wikimedia. Ciao! Grazie.
Allora, l'attività di divulgazione nelle scuole, di reclutamento, di insegnamento, di tutto ciò che riguarda Wikipedia e progetti Wikimedia è sicuramente una delle attività fondamentali di Wikimedia Italia e sono molto contento di partecipare e che ci sia tanto impegno da parte dell'associazione da diversi anni. Se lo scopo ultimo di Wikipedia è quello di far sì che ognuno contribuisca con quello che sa alla condivisione del sapere libero, non c'è altra strada che quella di coinvolgere il maggior numero di persone possibile, facendogli capire l'importanza di questo, spiegandogli come si può fare e perché. Io ho delle belle esperienze di seminari o di workshop di divulgazione in università, soprattutto solo una volta, una o due volte con le scuole, ma anche a livello universitario, quando vado a fare questi seminari, è sempre molto interessante scoprire che quando chiedo quanti usano Wikipedia, chiaramente tutti alzano la mano perché Wikipedia è conosciutissima, usatissima da parte di tutti. Quando chiedo quanti hanno mai provato a modificare una voce di Wikipedia, le mani che si alzano proprio si contano proprio sulle dita di una mano, sono pochissime. E quasi tutti quelli che non hanno mai provato sono o del partito, ah, ma perché? Ma si può, io non sono registrato, oppure non sono autorizzato, così, oppure pensano che sia troppo difficile, non ci provano neanche. Quindi, una volta che si fa un po' di spiegazione del cosa c'è dietro, come funziona e come si può fare, le faccio anche provare a effettuare delle modifiche. Rimangono molto colpiti, tanto dal fatto che sia tecnicamente assolutamente non complicato, che basta fare due clic e uno possa riuscire a modificare. E dal fatto che ci siano tante persone che spendono grande parte del loro tempo per questo scopo. Quindi è proprio per questo progetto, per questo fine così visionario, no? È utile per tutti, quasi utopistico. E quindi questo li rimane tanto. Altre cose magari li rimangono meno, anche lì chiaramente si fa capire chi c'è dietro Wikipedia, c'è tutta una comunità di utenti in cui ognuno vale come tutti gli altri, quello che ha importanza è l'utilizzo delle fonti più autorevoli possibile e si fa capire quindi cos'è Wikimedia come comunità, cos'è la Wikimedia Foundation, cos'è Wikimedia Italia, la differenza tra Wikimedia Italia e Wikipedia in italiano, che è una cosa che si fa molta fatica a far capire. Dopo 2 ore di seminario, 2 ore di figata, e poi chiaramente magari sui loro social pubblicizzano una foto che si trova, sono molto contenti, è venuto a parlarci Francesco Ardini, l'amministratore di Wikipedia Italia. Vabbè, grazie per la stima, non ancora, ci stiamo lavorando, ma chissà, magari in futuro. Quindi, vabbè, la strada chiaramente è lunga, ma Wikimedia Italia sicuramente sta facendo e può ancora fare tanto e quindi questa è la strada giusta, quindi tanti auguri Wikimedia Italia e continua così. Ciao, sono Jack e ne volevo raccontarvi di come ho trovato lavoro grazie a Wikipedia. Nel 2015, Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa, OBCT, in collaborazione con Wikimedia Italia, cercava un wikipediano in residenza. OBCT è una testata giornalistica, un think tank, aveva sede a Rovereto, oggi a Trento. Voleva iniziare a contribuire a Wikipedia per fare divulgazione sui vari temi di cui si occupava. Io mi sono candidato e non sono stato selezionato. Quindi dite, e allora? Beh, cosa è successo? Fra gli altri candidati c'era anche Davide Denti, un wikipediano esperto anche lui, ma oltre a quello era anche un balcanista, e quindi giustamente è stato scelto lui. Cosa è successo però? Dopo quel primo progetto è terminato, e Davide, per fortuna mia, ha scelto di prendere altre strade. Però Osservatorio voleva proseguire il lavoro con Wikipedia. Cosa è successo? Allora, si sono ricordati di me e mi hanno contattato. Prima per dare una mano con degli editathon e poi per scrivere delle voci sulla libertà di informazione e sul Parlamento europeo. E così nel 2017 è iniziata la mia collaborazione e sono ancora qua adesso dopo 3 anni.
dopo quelle prime attività ho iniziato a occuparmi anche di altri progetti, alcuni anche non legati a Wiki, però nel corso degli anni abbiamo fatto tantissime cose legate a Wikipedia. Per esempio, col progetto Wiki for Media Freedom abbiamo scritto voci, abbiamo organizzato editathon e contest sulla libertà di informazione su Wikipedia. Poi abbiamo contribuito a Commons e Wikipedia con visualizzazioni di dati libere provenienti dallo European Data Journalism Network, un consorzio di testate, un sito che fa giornalismo basato sui dati. Abbiamo fatto anche molti progetti con le scuole, per esempio facendo scrivere agli studenti voci sulle guerre jugoslave, ma anche su un tema molto più di nicchia, quello dei prigionieri serbi e russi in Trentino nella Prima Guerra Mondiale. Abbiamo incontrato non solo giovani però, ma anche anziani, abbiamo fatto alcune lezioni con l'Università della Terza Età e anche la collaborazione con Wikimedia Italia non si è mai fermata. Proprio in questi giorni ho fatto da tutor a un corso al Politecnico di Milano in cui gli studenti scrivono delle voci di Wikipedia con l'aiuto mio di Marco Chemello e di Andy Mabbet, tutti i wikipediani esperti. E in questi mesi sto formando lo staff del Museo Civico di Modena sui progetti Wikimedia in modo da aiutarli a contribuire a Wikipedia con immagini e altri contenuti che sono in possesso del museo. Allora Stefano, di Wikipedia un pochino la conosciamo tutti, sì. Quindi volevamo chiederti di parlarci del progetto dei Wiki Passaporti, che invece magari è meno noto al grande pubblico. Sì, allora, l'idea del Wiki Passaporto, innanzitutto presentiamolo, perché sennò magari questo è un Wiki Passaporto e i team che ho raccolto finora, non so se riesco a farveli vedere o meno. Il Wiki Passaporto nasce nell'area del GLAM come idea per, diciamo, dare un segnale concreto della partecipazione tra wikimediani e qualsiasi area sono interessati dei progetti wiki e gli enti che danno e aprono i loro beni a Wiki. E quindi vuole essere un modo per dare un segnale di materiale, perché siamo un po' troppo online a volte, per chi va a raccogliere informazioni presso questi enti, travasandole poi nei progetti wiki, per ricevere una gratificazione tramite un simbolico ma importante timbrino sul suo Wiki Passaporto. Essendo tutto pensato in maniera wiki, è disponibile su Commons, si scarica, c'è la pagina in varie lingue. L'ultima volta che ci ero passato eravamo arrivati a una decina su Meta e lì si possono avere più informazioni, oppure poi potete chiedermele e ve ne do delle altre. Ciao Susanna, buongiorno, grazie. Ciao Candida. Di aver partecipato. Per te abbiamo questa domanda. Concorso Wiki Lost Monument, non solo tante foto ma tanti monumenti da raccontare. Ti va di raccontarci di loro? Sì, diciamo che il concorso, appunto, si chiama concorso fotografico, evidentemente si fanno delle fotografie. Si fanno delle fotografie, però si fa anche tantissimo altro lavoro. I fotografi, gli amanti di fotografie vanno a giro sul territorio a fotografare chiese, edifici, quello che gli pare, cioè quello che è stato liberato dai proprietari. Questa è una parte molto importante. E esiste un back office molto importante e di qualità, ed è il lavoro di coloro, wikipediani, che catalogano tutti i beni che sono stati liberati da comuni, enti privati, enti religiosi e compagnia bella. Si tratta di un lavoro non indifferente, è un lavoro che può essere fatto più o meno bene. Diciamo che qui in Toscana cerchiamo di farlo abbastanza bene. Personalmente è un lavoro che mi piace molto. Mi piace molto perché da un lato conosco il territorio, conosco la mia regione, scopro delle cose e metto ordine nelle cose. Posso fare un esempio. Per esempio, il comune di Rufina aveva liberato degli edifici e anche delle lapidi in memoria della caduti della Seconda Guerra Mondiale. Con questa, arrivando a scorrere questa lista e inserire i dati in Wikidata, appunto c'era la lapide sulla strage di
Berceto. E così ho scoperto che a Berceto, che è una piccolissima frazione nel comune di Rufina, che è sulle colline a nord-est di Firenze, nel 1944, nel momento in cui gli alleati risalivano l'Italia e i tedeschi retrocedevano piano piano, retrocedevano però facendo una strage dopo l'altra. In questo caso ho scoperto che diciamo una mattina del 1944 c'erano quattro partigiani che si erano rifugiati a dormire presso questa casa. La mattina dopo vengono scoperti dai tedeschi. Di questi quattro, due erano in realtà avevano tradito i loro compagni, i tedeschi fascisti, i nazifascisti, ammazzano questi due partigiani e poi fanno una strage delle famiglie che erano in quel posto. Ammazzano cinque donne, due bambini e due anziani, ed è la strage di Berceto. E quindi io ho fatto la voce sulla strage di Berceto, ci ho messo le fonti bibliografiche necessarie a conoscere, e quindi è stato un piccolo lavoro per mettere nel web praticamente un pezzettino di informazione che poi sarà riusato da molte altre persone. Un altro caso è per esempio le mura di Lucca. Il comune di Lucca ha liberato le mura di Lucca. Allora uno fa un elemento, mura di Lucca. Invece io mi sono divertita a scomporre tutto ciò che compone le mura di Lucca, quindi ho fatto cinque porte, cinque castelli, i cinque o sei bastioni, le sortite, le casematte. Complessivamente invece che un elemento sono venuti fuori 36 elementi. Cosa serve questo? Serve in qualche modo a scomporre nei suoi dettagli un'informazione relativamente a un bene culturale e consentire poi di trattare anche i singoli elementi, ognuno per conto suo. Io mi diverto così. Ottimo, grazie mille Susanna. Quindi Wiki Lost Monument non solo fotografie, ma anche tante tante storie legate tra di loro e tante informazioni. Sì. Perfetto, sì. Grazie mille, sai. Questo era l'ultimo messaggio. Grazie per essere stati con noi, speriamo che questo video vi sia piaciuto. Ancora tanti auguri a Wikimedia Italia e ovviamente il meglio deve ancora venire.